Sarà un'autentica parata di stelle quelle del calcio dilettantistico aretino. Torna per la terza edizione infatti il Gran Galà del Calcio giovedì 18 maggio alla Casa delle Energie di Arezzo. La terza edizione si aprirà nel pomeriggio a partire dalle 18 con la premiazione delle miglior formazioni giovanili aretine. Alla squadra più corretta sarà consegnato il premio Fair Play intitolato alla memoria di Otello Lorentini. Che crediamo comunque che in una serata di festa sia importante anche un momento di riflessione, soprattutto rivolto ai giovani. Infatti il premio sarà consegnato nella parte dedicata al calcio giovanile, ai settori giovanili, e proprio perché noi riteniamo e come associazione ci battiamo quotidianamente, lo facciamo soprattutto lavorando con le scuole per uno sport senza violenza, ma anche che possa essere veicolo di valori positivi. La sera invece a partire dalle 21:15 spazio alle prime squadre, dalla terza categoria fino all'eccellenza. Faremo anche una diretta streaming partendo dalla pagina fan del Gran Galà del Calcio Dilettante Aretino, consegneremo i premi a quelle che sono state le migliori squadre che hanno vinto i campionati, i migliori marcatori aretini, vale a dire gli aretini che hanno vinto la classifica marcatori, e poi quest'anno novità ci sarà appunto la consegna della scarpa d'oro del calcio maschile e femminile e il pallone d'oro, che è un progetto che è partito, noi non ci vogliamo vantare ma crediamo sia forse il primo grande esperimento su scala provinciale attraverso i social network. 48.772 persone sono state raggiunte ed hanno votato quello che sarà il miglior giocatore della stagione 2016-2017. Qui l'iniziativa l'abbiamo presa subito in un modo straordinario, perché veniva fatta una premiazione alle nostre società e ai nostri ragazzi che hanno fatto dei campionati durante l'anno, insomma, e per questo viene dato un premio che è riconosciuto e adesso è il terzo anno, sta prendendo campo quasi in tutta la Toscana.